Appartamento posto al terzo piano, Vico Conservatori del Mare, praticamente adiacenze Piazza Banchi. Questo è un ingresso disimpegno, dove ora possiamo notare la porta blindata. Il palazzo è molto carino, tenuto bene, quindi porta blindata. Qui subito dall'ingresso un bagno con doccia, completo di tutto, un piccolo finestrino, ma comodo, a vasistas. Dopodiché abbiamo un ripostiglio barra locale dove c'è una grossa cisterna. Hanno rifatto adesso le tubazioni dell'acqua, quindi questo ripostiglio. Di lì ci sono dei ponteggi, quindi non riesco a far vedere come espone, ma rispone proprio nel cortile interno dove c'è praticamente anche l'ingresso. Ora poi lo vediamo meglio. Questa è una camera matrimoniale dove è stata allestita una cabina armadi, quindi finestra che arriva fino a terra con la ringhierina, tutti i serramenti sono nuovi, quindi una bella cabina armadi, volendo si può togliere. Comunque, camera matrimoniale. Riscaldamento autonomo. Qui vedete, si entra in salone, un salone doppio. Qui è stato posato sopra un laminato, ma sotto c'è un bel pavimento in marmo di Carrara. Quindi la signora, per affittarla, ha deciso di coprirlo per evitare di rovinarlo. Abbiamo un sacco di nicchie, tutte rifinite in ardesia. Qui questa nicchia, invece i mattoni a vista, questa piccola parete in mattoni a vista. E qui anche il suo trave del 700 a vista. Quindi parte di salone doppio. La casa ha due camere, una singola, una matrimoniale. Dopo la singola andiamo a vedere. Subito qui dal salone abbiamo un cucinino semi-abitabile, nel senso che c'è un tavolino per mangiare in due. Abbiamo la finestra che dà su un cavedio. Il riscaldamento è autonomo. E qui un altro ripostiglio. Porta scorrevole. Ecco, ora vi faccio vedere come espone. Qui è molto luminoso. Abbiamo questo cortiletto. Vedete? Lì ci sono i ponteggi che dicevo prima. Qui hanno messo la corda da stendere, talmente male che non si riesce a visualizzare, cioè a vedere la luce in casa, ma volendo la togliamo. Quindi qui siamo praticamente nella parte verso Piazza Banchi, quindi quello è l'accesso con un cortiletto privato. Quindi qui abbiamo il salone con le due finestre che espone di qua e anche la camera. Ripercorriamo. La casa è perfetta, devo dire veramente in ordine. Qui dall'ingresso, appunto, dove abbiamo il bagno e il ripostiglio, abbiamo l'altra camera attrezzata con una scrivania, un armadio, quindi anche per chi vuol fare un investimento per uso turistico o affittare a studenti si presta, perché con due camere, una matrimoniale e una singola, si possono mettere tranquillamente tre studenti, oppure appunto come abitazione anche principale. Quindi la sua camera singola, e qui siamo di nuovo in ingresso, e di nuovo il salone. Direi che l'immobile è terminato.